In un paese segnato da disagi e proteste si è svolta la cerimonia d'apertura della 31ª edizione dei Giochi Olimpici Estivi, che si è snodata attraverso la storia del Brasile, dallo sport al mare, passando per l'ambiente tema caldo, la musica per eccellenza con il samba e la bossa nova, le interpretazioni di vari cantanti fino ad arrivare a Caetano Veloso e Gil scaldano il mitico Maracanã, tempio del calcio mondiale. Poi la sfilata delle 207 nazioni partecipanti per l'Italia. Portabandiera un'emozionata Federica Pellegrini nel giorno del suo 28º compleanno e vuole ancora stupire il mondo. L'apertura ufficiale del presidente ad interim Timmer è coperta dai fischi del pubblico. L'ultimo teodoro a sorpresa è un maratoneta. Rio 2016 è aperta ed ora spazio alle gare. Mimmo Sena, speciale news. Smaltita l'emozione della cerimonia d'apertura, si entra nel vivo dei Giochi Olimpici con la prima giornata e che per l'Italia potrebbe arrivare la 200ª medaglia d'oro. Se la contendono tre sport: il ciclismo con la prova individuale uomini, in cui si ispira in una medaglia con Aru e Nibali, la carabina a 10 metri donne con la Zublassing, e poi il tiro con l'arco con la squadra azzurra, chiamata a riconfermarsi dopo Londra 2012, ma non sarà semplice. E poi, infine, la scherma in tarda serata con l'individuale donna, in cui sarà impegnata la Errigo, ma non si escludono naturalmente altre sorprese in altre discipline. Ricordiamo che per il fuso orario le gare in Brasile cominciano già dal primo pomeriggio e termineranno verso le 5:30 del mattino. Mimmo Siena, speciale news. Momenti di paura all'aeroporto di Orio al Serio, vicino Bergamo, dove un cargo proveniente dall'aeroporto parigino di Charles de Gaulle era atterrato all'aeroporto e ha sfondato la recinzione. L'aereo ha invaso parte della tangenziale che costeggia lo scalo, dove fortunatamente in quel momento non passava nessuno. L'equipaggio, composto da 3 persone, è rimasto illeso. Secondo la testimonianza di un giornalista pubblicista, è stato bravissimo il pilota a mantenere dritto la condizione dell'aereo. L'ENAC ha informato l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza al Volo ed ha cominciato una indagine. Intanto la viabilità esterna vicino all'aeroporto è ancora interrotta, ma non si esclude che nelle prossime ore si possa ripristinare il tutto. Al lavoro per l'intera giornata ci sono stati 8 squadre dei vigili del fuoco, che hanno recuperato anche le 2 scatole nere che si trovavano sul cargo e consegnate alla magistratura inquirente. Mimmo Siena, speciale news.